problema che sto ponendo non è di carattere, non è un problema di potere. Poi è chiaro che abbiamo l'interesse a piazzare le nostre merci, però c'è un problema anche culturale. Io mi interesso di chi ha le buone intenzioni invece. Noi con le buone intenzioni stiamo facendo un sacco di, stiamo creando un sacco di problemi. Quindi sono contento, sei d'accordo, però il problema nostro è un problema invece culturale. Io ho lavorato un po' per le Nazioni Unite, no? Anche per esempio le agenzie che più mi piacciono, tipo per esempio anche l'UNDP, no? Che parla tanto di sviluppo umano, però quando tu vai a parlare con quelli di UNDP che fanno i progetti sul campo, loro non escono molto fuori da quest'ottica qua. Io ti dico che è come un po' per la Banca Mondiale, che dice nel rapporto del 90 che la povertà non è mancanza di reddito, però tutti i progetti, quando loro vanno a contare i poveri, vedono chi ha meno di un dollaro al giorno. Cioè, tutti dicono, ah sì 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 hai ragione, però nessuno lo fa, perché questo è difficile. Allora, perché molte organizzazioni poi vanno su questa strada qua? Perché questo è molto difficile. Però si può fare. C'è la carestia in Niger. Quando è successo? L'anno scorso, non mi sbaglio. Non mi ricordo se l'anno scorso oppure prima. No, l'anno scorso, nel 2000... sì, 2006. C'è la carestia in Niger. Eh? Che cosa hanno fatto molte organizzazioni, secondo te? Rispondi. Hanno portato? A mangiare. Ok. Se vai a vedere le analisi fatte di questo tipo qua, vai a vedere che da mangiare in Niger c'era. E la cosa interessante è che in nessun posto del mondo dove ci sono carestie, di solito, nei mercati circostanti, mancano le cose da mangiare. Nessuno si è chiesto perché quelle persone che stavano morendo di fame non avevano nel loro piatto quel mais che stava nel mercato a 10 km. E invece gli hanno regalato il mais. Allora, la mia analisi cerca di capire perché quelle persone hanno il mais nel piatto. Non gli regala il mais. Certo, se sta morendo di fame glielo regalo. Però impronta tutto l'intervento su perché quelle persone non hanno il mais nel piatto. Allora, potrebbe succedere, per esempio, che scopri, va bene, che quelle persone per qualche motivo hanno perso il lavoro. Potrebbe essere successo questo in Bangladesh, in una carestia, che c'era stato un problema di recessione e un sacco di persone ha perso il lavoro e morivano di fame perché erano tutti disoccupati senza sussidio e quindi morivano di fame. Oppure c'erano, come nel caso del Niger, c'è stato un problema invece molto più banale di siccità, d'accordo? Che però ha colpito in maniera selettiva le persone, gli agricoltori no, ma gli allevatori nomadi sì. Gli allevatori nomadi, quando c'è la siccità, se gli muoiono gli animali perché non riescono più a bere, loro vendono gli animali in cambio di cereali, mangiano i cereali. Quando gli muoiono tutti gli animali, muoiono anche loro perché non hanno niente più da che vendere, non hanno niente più da che mangiare, è chiaro? Allora la differenza è che lì non, il problema non è che questi gli mancava il mais, e che questi qua avevano perso completamente la loro attività produttiva, perché la siccità gli ha fatto morire gli animali. Per cui tu gli puoi anche portare il mais, ma restano poveri, perché non hanno più gli animali. Allora là devi sostanzialmente trovare il modo per aiutarli ad avviare un'altra attività produttiva o riprendere la stessa. Ma se tu gli dai il mais, ottieni due risultati, vuoi sapere due risultati? Sì, due risultati diversi. Se tu gli dai il mais, ottieni un risultato. Se tu invece cerchi di capire perché non hanno più il lavoro che avevano, l'attività che avevano prima, ottieni un altro risultato. Gli animali, oppure gli dai il credito per comprarsi animali, oppure gli trovi, cerchi di capire se c'è un altro lavoro che possono fare, però in qualche modo ricostituisci le loro potenzialità che erano perdute, cioè hanno perso delle potenzialità e gliele ricostituisci. Se tu gli dai il mais non gli stai ricostituendo le potenzialità, li stai sfamando. Allora, la lotta alla povertà è mandargli il mais con gli aerei oppure ricostituire le loro potenzialità? La mia risposta è ricostituire le loro potenzialità. Perché con questo approccio qua acchiappi i poveri del nord, i poveri del sud, i poveri per le guerre, perché è un problema di tutti i tipi di poveri. Perché da noi non muoiono di fame i poveri, però hanno altri problemi e l'approccio delle potenzialità che loro hanno, delle privazioni di potenzialità che loro hanno, è un approccio che va bene anche per i nostri poveri, dove non è cibo, per esempio. Quando la Caritas mi dice fai il rapporto sulla povertà a Roma, parliamo anche delle cose nostre, perché questo approccio è ancora più potente forse per le cose nostre, mi dice ho contato i poveri, sono 10.500, perché ho contato tutti quelli a cui do la minestra, perché per loro la lotta alla povertà è dargli la minestra, a me mi fanno ridere, fanno benissimo a dargli la minestra,
però della povertà non hanno capito nulla. La cosa interessante è che la soluzione, come dicevo prima, nel modello agente, non nel modello paziente, la soluzione la trova la persona che ha il problema, come dici tu. È esattamente quello che penso pure io. Perché noi di solito siamo lì, perciò io ti ho detto io non ho soluzioni, perché sarebbe sbagliato proporre delle soluzioni. Quindi anche la decrescita, scusatemi se faccio questa parentesi polemica, anche la decrescita è una soluzione del Nord. Facciamo decidere a loro se vogliono decrescere innanzitutto. Comunque, chiusa la parentesi, parliamo domani. Allora, io credo che le soluzioni nel modello agente le trovano i poveri. E ho detto prima che devono essere messi in condizioni da soli di trovare le soluzioni. Noi andiamo sempre con le soluzioni in tasca. Ah, il vostro problema è l'acqua, adesso ci pensiamo noi, facciamo la battaglia sull'acqua, vi portiamo l'acqua, ve la portiamo noi, vi facciamo l'acquedotto, abbiamo fatto a Kigali l'acquedotto, la provincia di Roma ha fatto l'acquedotto a Kigali. E che cos'è quello secondo voi? Abbiamo speso centinaia di milioni di euro. Che cosa chiedono? Dagli quello che chiedono, appunto, poi discutiamo con calma. Il secondo problema è cosa facciamo noi. E il problema è cosa facciamo noi. Io dico, è chiaro che a questo punto, quando sto dicendo che il paziente, la gente da solo, il povero da solo deve trovare la soluzione, sto dicendo chiaramente che c'è un ruolo anche per noi. Perché l'essere povero significa non essere in condizione, avere degli ostacoli, come dicevo prima, a esprimere queste potenzialità. Quindi il ruolo nostro ci può essere laddove noi non troviamo la soluzione, ma interveniamo per rimuovere gli ostacoli. Se per esempio loro hanno in mente una soluzione, ma gli manca il sostegno da parte nostra, a certi punti di vista, come quelli che tu chiami gli strumenti, io credo che un ruolo per noi ci sta. Sono d'accordo con te. E infatti si trovano insieme molto spesso le soluzioni. Però è chiaro che ci sono due trappole in questa cosa. La prima è quella della soggettività. Non gli puoi dare quello che chiedono sempre, perché molto spesso loro sono diventati così e chiedono questo. E questa è la prima cosa che non gli devi dare. Perché ormai sono drogati di merci. Secondo me c'è una sorta di abitudine alle merci, per cui quando le siamo andati per esempio a visitare un villaggio di pescatori dove c'era un programma dell'IFA che abbiamo visitato, loro sono venuti incontro, sapevano che venivamo con una lista di cose che volevano da noi. Vogliamo le reti da pesca, vogliamo le taniche, vogliamo, perché loro sono abituati a chiedere, a fare gli elenchi di cose che gli dobbiamo dare. Uno arriva là e il bianco buono, i soldi ce l'ha, questa cosa gliele dà. Questo è il circolo vizioso da cui bisogna uscire, loro chiedono e noi gli diamo. Anche quella è una trappola pericolosa, perché anche loro sono stati abituati da noi, che noi siamo quelli che arriviamo con i cargo e gli portiamo le merci. Il problema molto spesso, la prima cosa da fargli capire molto spesso, è che non possiamo partire dal cadeau per discutere di lotta alla povertà. Se loro non liberiamo anche le loro menti da questo velo che hanno sugli occhi, non possiamo, perché loro hanno un velo sugli occhi, perché vedono noi, vedono la televisione. Loro che cosa vuole? Quando i poveri, quando a Napoli è arrivata la televisione a colori, chi sono stati i primi a comprarsela a Napoli? Nei vicoli più umidi, sporchi e luridi. I poveri. Perché un problema di essere poveri è anche quello di avere, di sentire, di sentirsi schiacciati dalla mancanza di merci. Il povero si sente schiacciato dalla mancanza di merci e per lui uscire dalla povertà è acquisire merci. Molto spesso è così. La visione delle potenzialità che stiamo discutendo noi stasera non è molto spesso quella del povero. Se no non sarebbe neanche povero se avesse questa visione. Quindi molto spesso, diciamo, ci sta un metodo di analisi che si chiama Participatory Poverty Assessment, messo a punto dalla Banca Mondiale, dopo le critiche, dice sì, ma tu definisci tu chi sono i poveri, vai nei villaggi e chiedi ai poveri cosa hanno bisogno. Beh, io quella cosa neanche ci credo tanto. Perché in alcuni casi, come per esempio nel caso dell'Europa, tutti ci discuti, loro dicono no, cambiamo le regole del commercio mondiale, non vogliamo i vostri pozzi, va bene. Ma tante altre volte io sono andato nei villaggi e loro mi hanno detto, ah, mi devi portare allora 100 quaderni per i miei bambini, le biciclette, cioè voglio dire, loro ci hanno in mente sostanzialmente la cooperazione, quindi loro sono i primi a chiederti le merci, per cui dagli quello che loro chiedono, quindi l'approccio partecipatorio nel senso che tu vai là e insieme a loro definisci quello di cui hanno bisogno, va bene ma fino a un certo punto. Volevo fare un altro esempio per quanto riguarda queste cose qui, che è quello che mi sta molto a cuore, che è quello del commercio. Il commercio equo, che non sta nei programmi di lotta alla povertà, io non l'ho mai visto in un programma di lotta alla povertà il commercio equo, e
qualcuno agli ultimi stati generali non lo vuole neanche mettere all'interno della cooperazione, perché dice no, è un'altra cosa, e invece è un esempio di cosa che di solito non si considera nella lotta alla povertà, che invece è di questo tipo qua. Perché se c'è una famiglia che qua produce un prodotto che ha un grande potenziale di mercato, diciamo, e invece è strangolata da qualche intermediario o dalla impossibilità di esportare, avete visto i cartelli dappertutto? Esportare è facile, perché per i contadini qua invece è difficilissimo, no? E invece con il commercio equo io gli rimuovo questo ostacolo e gli creo, diciamo, la possibilità di esportare a un prezzo equo altrove, io sto facendo un tipo di cosa che rientra in questo. La merce è lo strumento, ma non c'entra nulla, perché effettivamente quello che sto aprendo a lui è una possibilità. Non gli sto dando una merce, gli sto dando una possibilità di vendere. È una cosa mercantile, ma non è una merce. Quindi è un tipo di azione che da questo punto di vista è assolutamente in linea, perché lui da solo diventa non povero con il commercio. Non gli sto regalando nulla. Lo sto mettendo in condizione di avere un gioco alla pari sul mercato e di non essere strozzato dagli intermediari, dalle multinazionali, oppure dall'assenza di informazione per quanto riguarda i mercati occidentali, che magari lui... Perché da questo punto di vista le merci ci servono, e non sto dicendo di rinunciare alle merci o di avere soluzioni tutte quante immateriali, assolutamente no. Però sto dicendo che tutta questa sfera, la sfera della produzione e del consumo, è uno strumento che deve servire a raggiungere questo obiettivo qua. E i ragionamenti che si basano su questa sfera qui, secondo me, non vanno a toccare il centro del problema. Quindi quando io dico il problema è produrre di meno, il problema è produrre di più, il problema è consumare di meno, il problema, quando io mi fermo qui, quando io dico bisogna produrre di meno, avere, accontentarci, avere, sostanzialmente non sto affrontando il vero problema. Sto parlando di un'altra cosa. Tutte le questioni ecologiche probabilmente sono più attinenti a questa sfera qui. Anche se ci riguardano molto, la povertà e l'ecologia sono molto strettamente legate. Però, quando io centro tutto il mio ragionamento sul produrre di meno di più, io non sto parlando di povertà. Produrre di meno di più non riguarda i poveri, perché non è un problema la produzione. Lo stesso riguarda tutte le altre sfere economiche, tipo esportare di più o di meno. La lotta alla povertà, secondo la Banca Mondiale, si fa facendo esportare di più i paesi in via di sviluppo. Non sto parlando di questo. Facciamo più investimenti, più tecnologia, aumentiamo la produttività. Non sto parlando di questo. Sono tutti approcci economicisti. Anche dire produrre di meno è un approccio economicista, secondo me. Si può fare tutto questo anche senza crescita. La crescita, secondo me, è neutrale rispetto alla povertà. Cioè, la crescita non fa né bene né male. Dipende. In alcuni casi fa bene, in alcuni casi fa male. È assolutamente neutrale. Ci può essere situazioni in cui c'è decrescita e si riduce la povertà. Ci può essere situazioni in cui c'è crescita e si riduce la povertà. Perché il problema non è la crescita. Cioè, la crescita è un'altra cosa. Va bene per il pianeta, probabilmente, la decrescita. Quello sono d'accordo. Per i poveri non lo so.